Visto che domani non sarò live perché purtroppo sono via, quindi ci rivedremo lunedì, ho pensato di non lasciarvi da soli, quindi vi ho preparato un video anche per domani e di anticipare a oggi le analisi senza fare un altro live per non annoiarvi troppo dopo l'ora di ieri. Ho compattato quindi i contenuti della live in cosa saranno una ventina di minuti, 15, non so bene di quanto verrà lungo, però compattiamo le notizie all'inizio e poi la analisi dei grafici. Vi ho scelto le coin più interessanti, quindi quelle sulle quali vale la pena fare l'analisi stessa, oltre ovviamente a Bitcoin. Ce n'è alcune, in particolare Cardano, ve lo anticipo già, che hanno veramente un setup interessante e hanno una bella propensione all'essere bullish, e ve lo dico da, insomma, non dico hater ma non amante di Cardano. Ogni tanto ci vuole, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Quindi non vi annoio troppo a parole, andiamo direttamente alle notizie e ai grafici. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo con un paio di notizie e poi ci buttiamo a capofitto sui grafici. Purtroppo oggi non potrò rispondere alle vostre domande. Allora, prima notizia, il lancio della versione 3 di Uniswap. Che cosa cambia? Beh, Uniswap è il DEX, lo dovreste ormai conoscere, su Ethereum, su cui si può scambiare i token, i vari token attraverso i liquidity pool. La versione 3 porta un miglioramento destinato soprattutto ai trader, ovvero gli permette di ottenere un tasso di cambio migliore, ottimizzato. Non vi sto a spiegare tutti i tecnicismi che ci sono come innovazione sulla versione 3 di Uniswap, anche perché ci sono un sacco di articoli che lo spiegano, in particolare qua potete andare a cercare sul loro blog post, questo qua, tutto, cioè potete andare a vedere tutti i dettagli, tutti i particolari dell'aggiornamento. Oggi io non ve li dico per non annoiarvi, ripeto, la cosa importante è che ci saranno dei migliori tassi di cambio, quindi meno slippage, una migliore applicazione degli oracoli, quindi una, come dire, una maggior fedeltà del prezzo di Uniswap rispetto al prezzo esterno, e chi va a dare liquidità potrà andare a creare degli NFT che rappresentano la sua posizione con dei dati generati on chain. Una cosa carina, una piccola innovazione molto molto carina. Per migrare dalla versione 2 alla versione 3, se voi avete i token LP, quindi se siete provider di liquidità, potete andarlo a fare attraverso questo tutorial e addirittura anche da SushiSwap. Stanno cercando di incentivare la migrazione dalla versione 2 alla versione 3, ma anche da SushiSwap, per mangiargli via un po' di liquidità. Si possono andare a selezionare i cosiddetti fee tier, ovvero c'è flessibilità sulle fee, ok? Si può scegliere di mettere 0,05, 0,30 e 1%. Questo lo si può definire in fase di creazione del liquidity pool, e questo è per andare a ottimizzare la situazione in caso di volatilità in particolare. Infatti, se vedete, le fee più alte le mettono per gli asset esotici, ok? Quando i liquidity provider ovviamente hanno un notevole rischio legato alla loro volatilità, e quindi è una sorta di ricompensa maggiorata proprio per permettere al liquidity provider di andare a compensare il rischio volatilità. Poi, seconda notizia, crypto.com che diventa uno sponsor ufficiale, lato appunto sponsor e anche lato NFT, adesso vi spiego in che senso, della Serie A italiana e della Coppa Italia dell'anno 2021. In particolare vedremo questa partnership in azione il prossimo 19 maggio nella partita Juve-Atalanta. E quindi cosa vuol dire? Allora, innanzitutto, ripeto, la sponsorizzazione, quindi la visibilità di crypto.com e delle cripto di conseguenza nel mondo del calcio. Seconda cosa, verrà creata una serie di NFT nella finale della Coppa Italia, quindi per andarla a commemorare. Saranno degli NFT unici e niente, saranno ovviamente venduti sulla piattaforma crypto.com NFT. Questo è quanto per ciò che riguarda le notizie in versione lampo, e adesso andiamo a vedere un paio di grafici. Allora, il primo grafico ovviamente è quello di Bitcoin. È vero, abbiamo già fatto un'analisi ieri, quindi magari è un po' ridondante e noiosa, ma ho detto vabbè, dai, teniamogli compagnia anche oggi con qualcosa. E soprattutto non è vero che è noiosa, perché guardate cosa sta combinando Bitcoin.
Intanto abbiamo la chiusura di ieri che ci ha confermato, come ipotizzavamo nella live proprio di ieri, la domanda che si è fatta proprio sentire su questo minimo locale che è 53.500. Molto importante il fatto che la domanda si sia fatta sentire qua, perché ha fatto capire che non c'era intenzione di andare a dumpare. Quindi abbiamo sempre questa possibilità di continuare questa serie di higher lows, considerando questo appunto un falso movimento, quindi trascurabile. Al momento quindi ci troviamo davanti di nuovo allo scenario in cui la resistenza principale è 59.000 fino a 60, quindi quest'area qua sopra, sopra ancora abbiamo 61.200 e poi 64.000, ok? Sono le solite tre resistenze. Dal punto di vista di avere un ingresso, si propone anche la possibilità di andare a creare una posizione molto speculativa, molto ad alto rischio, su questo piccolo cluster che, guardate, è stato, ripeto, testato qua come supporto, violato in maniera falsa dal falso breakdown, e magari appunto nei prossimi giorni lo andiamo a ritestare prima di andare a dare un'ulteriore spinta verso la resistenza, perché poi il macro è ancora estremamente bullish, ve lo ripeto fino alla nausea, è da doccia fredda, e quindi questa posizione con uno stop loss comunque qua sotto è una posizione discretamente positiva dal punto di vista del rischio barra rendimento, ok? Quindi questa è un'opportunità, un'ipotesi che si può andare a seguire. Il caso bearish ovviamente rimane il solito: innanzitutto la perdita di questo supporto 53.500 che al momento ha tenuto. Se lo andiamo a perdere andando a chiudere da queste parti, purtroppo inizia a incrinarsi un po' la struttura. Andiamo a fare un lower low, di fatto andiamo a invalidare un po' questa botta di domanda, che poi assume i connotati di una falsa domanda a sua volta. Purtroppo qua ci sarebbe una bella turbolenza se così fosse, e poi andiamo alla ricerca di un nuovo low. Se il nuovo low dovesse essere comunque appoggiato a 51.300 o sopra, non sarebbe un problema, fin tanto che poi la domanda ricomincia a farsi vedere e a portare comunque una fase rialzista, ok? Perché altrimenti, se andiamo qua, rimbalziamo, ma poi andiamo a fare un lower high, purtroppo l'offerta sembra sempre vincente e la pressione sembra sempre ribassista. Al contrario, se la andiamo a rimbalzare qua e poi la domanda ci riporta a fare perlomeno un equal high, ok, allora abbiamo una situazione ancora bullish, e questo vale fin tanto che si preservano comunque questi due low, ok, che fanno un po' da supporti. Anche nel caso in cui li perdessimo, peggiore dell'ipotesi, noi abbiamo sempre il nostro baluardo qua giù, 44-45.000, che potrebbe addirittura ispirare una posizione, come dicevamo anche ieri, di long sull'attacco con la liquidità sotto di esso, stop loss magari qua sotto, sotto al grosso supporto 40.000, che è un supporto pazzesco dal punto di vista di importanza grafica, e pertanto abbiamo, vedete, uno stop molto stretto e al contrario un upside molto positivo. Quindi questa posizione sarebbe veramente interessante qualora arriviamo lì. Iniziare a chiudere delle candele qua sotto e qua sotto invece va a creare un top gigantesco, e purtroppo non sarebbe un buon segno. Quindi siamo bullish anche sul breve, fin tanto che preserviamo i nostri low. Se li perdiamo sul breve, ovviamente torniamo al ribasso con target range low, e poi però c'è questa opportunità che è un po' l'opportunità finale, ok? A rischio moderatamente basso, perché lo stop loss è stretto ed è una posizione che si basa sul concetto di range, ovvero sulla lateralità che si trova qui. Prendere posizione qua sotto è, lo capite anche voi, che può essere un'ottima opportunità qualora l'ipotesi poi si verifichi. Questo è quanto riguardo a Bitcoin. Adesso andiamo a dare un'occhiata a Ethereum, che comunque oggi ha dato follow up di domanda. Guardatelo com'è bello carico. Abbiamo avuto i nostri due rimbalzi sul nostro pool di domanda, tutto da manuale, e adesso sembra intenzionato, anche i volumi ci sono, a continuare la sua risalita. In tal caso il prossimo target è 0.0072, ok? Come pool di ingresso rimane
rimane sempre valido questo, perché vedete un test domanda, due test domanda, follow up senza neanche ritestarlo, quindi al momento è un bel pool di domanda, è sicuramente da valutare. Il target, ripeto, è qua sopra perché è un livello storico, ma veramente di tanto tanto tempo fa, anche perché questi livelli non li toccavamo dal 2018, questi livelli di rapporto Bitcoin, scusate, Ethereum Bitcoin, e di fatto Ethereum si sta avvicinando minacciosamente alla market cap di Bitcoin. Vi faccio anche una domanda: secondo voi Ethereum scavalcherà Bitcoin come market cap oppure no? È possibile questa cosa? È molto dibattuta come cosa, perché con l'introduzione dei nuovi aggiornamenti che lo renderanno più scarso, ormai ve ne ho parlato fino alla nausea, insomma, acquisirà anche lo status di riserva di valore, cioè molto meno inflazionario, molto meno diluito, e quindi acquisisce in parte le caratteristiche di Bitcoin, per quanto Bitcoin sia diverso come protocollo e tutto quanto, come scarsità, insomma, ci si inizia ad avvicinare. Oltre a questo, avrebbe anche la DeFi, gli NFT, tutto il mondo Ethereum on-chain, e poi immaginatevi con Ethereum 2.0, cioè c'è anche lo staking, la velocità, cioè Ethereum sta diventando, è sempre stato una bomba molto interessante, ma sta diventando anche potenzialmente forse un competitor di Bitcoin. Ditemi voi cosa ne pensate. Lato settimanale, è confermato anche qua per ora il breakout da questo livello. È vero che se guardiamo il settimanale dovremmo attendere la chiusura e poi allora andare a cercare l'entry qua giù, però per il momento, ripeto, il daily la sta valutando come positiva, come effettuata l'effettivo break e retest, e quindi può essere già valido. Il target, vedete, nasce proprio dal settimanale, se rompiamo anche quello c'è 0,085. Vabbè, molto belle come prospettive, molto rosa. Andiamo a dare un'occhiata anche a BNB, che ultimamente me lo chiedete sempre. Vedete, attenzione a BNB perché sta rischiando di rompere a ribasso questo cuneo. Se lo rompiamo abbiamo un bel supporto qui tra 99,46 e 10,361 satoshi, quest'area, e questo di fatto potrebbe essere un entry nel caso in cui il breakdown fosse un ribalzino temporaneo. Di fatto lo stop loss lo potremmo tranquillamente mettere qua sotto, con la chiusura qua sotto, e se lo perdiamo poi si può reiterare il tutto in quest'altro pool di domanda sulle 4 ore o addirittura qua sul giornaliero, ok? Sono altri due livelli dove andare a cercare segni di domanda per posizionare un eventuale long. Andiamo a dare un occhio anche alla dominance di Bitcoin, che come vedete è completamente in downtrend, il che segna che l'alt season è assolutamente galoppante, guidata ovviamente da Ethereum e dal buon vecchio Dogecoin, che comunque continua a pompare in una maniera esagerata, esorbitante. Per ultima cosa vi lascio quest'altro grafico, ovvero la capitalizzazione totale, che come abbiamo detto, nonostante la flessione di Bitcoin, continua a segnare nuovi massimi e quindi di fatto è un uptrend fortissimo. E tra l'altro guardate com'è fedele, nel senso che una trend analysis sulla capitalizzazione complessiva si è rivelata in parecchi casi più efficace che sul solo Bitcoin. Guardate, ad esempio qua abbiamo visto che avevamo il primo cluster di supporto, non l'abbiamo violato, e di fatto questo, nonostante su Bitcoin c'era stata la violazione della struttura iniziale, questo ha predetto, tra mille virgolette, ha anticipato, mi piace di più come termine, il fatto che comunque anche Bitcoin si è ripreso e ha tenuto botta. Questo poi lo si spiega ancora meglio se andiamo a vedere la market cap complessiva escluso Bitcoin, quindi delle altcoin. Qua l'uptrend è ancora più parabolico, ok? Anche in questo caso il merito è di Dogecoin ed Ethereum, che hanno comunque dato una gran bella spinta. Poi oggi pompa qualche coin a caso tipo EOS, non so il perché, e anche Cardano. Allora, ecco, a proposito di Cardano, stavolta vale la pena esaminarla perché, guardate, abbiamo un break dell'area di domanda tanto agognata,
guardatela, tac, eccola qua, e quindi questa area, se oggi chiudiamo senza andare a fare una shadow gigante, diventa di fatto un entry potenziale per un retest, e quindi tutti contenti i longer di Cardano. Retest qua e primo target volendo 2940, ho trend follower perché comunque è bullish anche dal macro. Lo stop loss, vedete, si può usare questo riferimento, quindi metterlo se chiudiamo da queste parti sotto i 2000, ok, 2000 e dintorni, e questo è Cardano. In realtà questo è quanto, anche perché insomma oggi il tempo è quello che è, non vi sto a sbobinare troppi grafici per non annoiarvi. Vi chiedo, voi cosa ne pensate della situazione di mercato? Avreste qualche altra analisi che vorreste vedere? Non lo so, nel caso ci pensate, me la scrivete nei commenti e poi la vediamo lunedì nel prossimo appuntamento live. Domani non ci sarò live, ve l'ho detto, perché sono via, ma comunque vi ho programmato un video che vi interesserà. Parliamo di rendita passiva e di una piattaforma che reputo attualmente forse la migliore in assoluto come CeFi. State pronti perché vi piacerà assai. Buona serata e alla prossima!